ti giuro è offerto da Io C'ero. Io C'ero, agenzia di testimonianze. Dove, quando e come vuoi, Io C'ero. Approfitta dell'offerta, assolto o rimborsato. Io C'ero. Bentrovati a questa nuova edizione del nostro TG Uro. Una edizione è quella di oggi in cui tratteremo la questione relativa all'ultimo provvedimento recentissimo di soppressione delle province, quindi di una unificazione di quella che è la situazione in Basilicata tra Potenza e Matera, tra Potenza e Matera, non lo sappiamo, ma ne parleremo. E ne parleremo anche con un'ultimissima, un comunicato stampa che è uscito proprio da un paio d'ore, diffuso anche in rete tramite Facebook, ma vedrete nel servizio di cosa si parla. Anzi, guardiamolo subito. Ero su Facebook, stavo preparandomi proprio per questo Ti Giuro e sono stato attratto da questo post dell'onorevole Vincenzo Taddei che scrive e diffonde un comunicato in merito al provvedimento governativo di riduzione delle province e quindi con la soppressione della provincia di Matera. Lui questo comunicato lo diffonde, ma è una dichiarazione congiunta insieme con i senatori sempre del PDL, Vice Conte e Latronico. Ora, perché io ve la pongo all'attenzione? Innanzitutto perché a un certo punto dicono non si comprendono le ragioni per le quali alcune province sono state mantenute in deroga ai criteri prefissati e le nostre fondatissime ragioni di mantenere le due province in una regione di 10 km quadrati siano state ignorate. Allora, innanzitutto, se non la comprendono questi onorevoli senatori e deputati che almeno per quello che è il loro mandato dovrebbero aver partecipato in qualche modo alla, a quantomeno alla discussione se non alla stesura del provvedimento, ma che volete, che lo sappiamo noi qual è il motivo per cui è stata fatta questa cosa, spiegateci voi invece che cosa avete fatto o che cosa non avete fatto. Seconda cosa, ma le vostre fondatissime ragioni di mantenere due province in una regione di 10 km quadrati significa proprio che probabilmente non conoscete manco che cosa sia la geografia, perché 10 km quadrati non sono niente, la Basilicata è 10.000 km quadrati e allora due province in 10 km quadrati, pure a noi che difendiamo le identità regionali e un assetto già stabilizzato, ci sembrano un po' pochi per avere due province. E concludete con un appello, facciamo appello a tutte le forze della regione affinché la nostra azione parlamentare trovi il più forte sostegno. No, cari amici, siete voi che siete stati votati insieme anche a quelli del centrosinistra, per carità, e quindi siamo noi cittadini lucani che facciamo un appello a voi per vedere come sbrogliare la matassa, che noi già siamo impegnati fin troppo a vedere come tirare avanti la barca e come arrivare a fine mese, sempre per colpa vostra che non avete saputo governarci e ci avete dato una iattura come quello di questo governo, che è un Robin Hood al contrario, toglie ai ricchi e ai poveri per dare ai ricchi. Cari signori, voi certamente tra i poveri non ci state. Onorevole Cittadino. Senatore Cittadino. Potevamo non dare in questa occasione la parola al nostro monodialoghista Dino De Angelis, ma certamente che no. Sentiamo cosa da dirci. Hai visto un po' fatto dalla provincia, no? Hai visto Potenza, Matera, ha giusto fatto dalla provincia e le libere passano da me, so io che le ratifico prima o poi di darle come ultima spulciata definitiva. Ah, passano da te, non sai, sembra amici da tanto tempo, non me l'hai mai raccontato. Sì, ma mai do un parere consultivo alla fine, però abbiamo deciso che per forza doveva rimanere Potenza, come poteva essere Matera. Eppure a Stagliuzzo c'erano molte a Stagliuzzo. No, io non sono trasferito a Stagliuzzo, sì.
Ci sta bene a Stagliuzzo, una qualità della vita, un posto tranquillo, no? Con una confusione. Comunque a Stagliuzzo, nei bar si parlava molto di questa cosa di Matera, c'era questa cosa, è vero, è stata opposta, è stata criticata molto la scelta di Potenza da parte, è stata criticata moltissimo, ci sono stati forti oppositori, fino a che non si è verificata addirittura la discesa in campo di Venezia. Come di Venezia, la discesa in campo di Venezia? Venezia ha fatto anche i manifesti che ha diffuso sia a Potenza che a Matera dicendo che la provincia doveva essere Matera, perché Potenza non è niente, è tutto Matera. E perché Venezia? No, vabbè, non è vero, Venezia è scesa in favore di Matera, c'è un gemellaggio. Non è che c'è un gemellaggio, è che per motivi elettorali Venezia è molto vicina a Matera, come per motivi elettorali, ma Venezia e Matera sembrano distanti, ma sono molto vicini, poi c'è anche il triangolo Venezia, Matera, Montescaglioso, c'è un bacino di voti che a Venezia fa comodo, quindi era normale che lui sostenesse. Vabbè, Venezia, Montescaglioso, Venezia è sceso fortemente in campo, te lo posso assicurare, tu non lo sai, c'hai poche idee, sono molto confuse, ma non è colpa tua. Io ce l'ho poche idee confuse, però prumbo Venezia. Approfitta dell'offerta, assolto o rimborsato. Io c'ero. Lo sapete, io ci tengo particolarmente a parlare delle cose belle. Le cose belle, quelle notizie che per la stragrande maggioranza dei mass media non fanno purtroppo notizia. Per noi tutto fa notizia. Ma guardate questa storia, è carina, niente di eccezionale. Ascoltiamo cosa è successo al ristorante dei fratelli La Bufala l'altra sera. Allora, cosa è successo e quando? Allora, stiamo parlando della serata di sabato qui al ristorante Fratelli La Bufala di Potenza e ho notato insomma che molti clienti socializzano anche in questo ristorante. E quindi Diciamo, cosa è non tutti si successo? conoscono, però vediamo che anche tra di loro magari si lanciano dei sorrisi, scambiano qualche parola tra un tavolo e l'altro. Bene, io quella serata non, in quella sera non prestai particolare attenzione a questo tavolo che poi mi ha stupito insomma alla cassa. È arrivato insomma il momento di pagare, quindi si sono avvicinati alla cassa, come sempre io chiedo tutto bene. Questi due signori, una mezza età, insomma, sono 45 anni lei, lui per giù un poco più grande, e loro mi rispondono sì, tutto bene, non è la prima volta che veniamo, insomma siamo già capitati qui da voi altre volte. E io poi gli ho detto quando veniva il loro tavolo, anche loro mi dicono no, guardi, si tenga pagato anche il tavolo a fianco. Ah, ho detto bene, allora li vado ad avvisare che insomma sono stati i vostri ospiti. No, no, mi fanno, non vogliamo che glielo diciate perché in realtà noi non ci conosciamo. Abbiamo soltanto giocato un po' con i bimbi che erano lì al tavolo, che questa è una famiglia con dei bambini. Quindi niente, ha detto è nata questa simpatia, questa cosa, ci sentiamo di pagare il loro tavolo. Si è detto ma senza un motivo? Sì, ha detto così. Ci sentiamo contenti, lo vogliamo fare. È finita lì. E sabato sera sono arrivate c'è una coppietta di anziani che si sono seduti qua e poi c'era una piccola famigliola, erano in quattro, due bambini, il bambino era piccolino e la bimba poteva avere 5-6 anni. E niente, questa sera c'è questa coppia di anziani, alla fine si sono alzati, mi ha detto, senti, noi possiamo pagare perché gli vogliamo pagare il conto a questa piccola famiglia, perché non so se sono messi a parlare, sono messi a giocare, non so. Infatti, gli abbiamo pure chiesto, ma gli devo dire qualcosa, no, dice, sono offerte da quei due poveri anziani. Così. E se no sono Non si costruiti. capisce perché. Ma no, comunque erano abbastanza. A parte che loro erano innamoratissimi, perché comunque erano abbracciati, mangiavano mano nella mano, e forse era una cosa spettacolare. Mai visto una cosa del genere. Infatti è capitata la prima volta che si sono messi due persone a offrire. Però non li conoscevano, cioè nel senso che detto no, no, dica abbiamo pagato noi, però non li conosciamo. Guardi, una cosa che non riesco a spiegarmi, perché voglio dire,
in un mondo dove uno sembra che pensi solo a se stesso, ai propri interessi, in realtà scoprire che c'è anche un atto di generosità così tra persone che non si conoscono, quindi una generosità disinteressata, insomma, non lo riesco a spiegare. Ciao, ti giuro. Ciao, ti giuro. Beh, concludiamo in bellezza, concludiamo con il nostro Astronic, che ci parla della situazione, ancora una volta, delle strade a Potenza. Affrontiamo un'altra questione. Buona giornata, alla prossima. Le strade di Potenza sono croce e delizio degli automobilisti, l'abbiamo già detto. Ai meccanici, carrozzieri e gommisti va bene così, hanno a cambà pure loro. Muoversi nelle strade del capoluogo di regione è impresa ardua e se non conosci la mappa dei fossi sono cavoli amari. Ma non è solo il fondo stradale il problema di chi si muove a Potenza. Le strade potentine sono piene zeppe di ostacoli di ogni genere. Sulla carreggiata si trovano pali della pubblica illuminazione, transenne, paletti che delimitano proprietà private, pedane in lamiera per accedere a garage, cestini porta rifiuti, paletti di segnali stradali, blocchi di cemento, inutile continuare, di tutto. Su ognuno di questi ostacoli è facile rinvenire tracce di vernice lasciate dalle auto che le hanno urtati, le imprecazioni e le maledizioni dei danneggiati invece non sono riportabili. Ma la cosa scandalosa è che il codice della strada dice che in mezzo alla strada gli ostacoli ci possono stare. Incredibile ma vero. Lo stesso codice della strada dice pure però che se proprio non si possono eliminare vanno adeguatamente segnalati. Il tutto sta nell'articolo 175 del regolamento di attuazione del codice della strada. Dice: gli ostacoli, le anomalie, i punti critici stradali, ove non siano eliminabili, devono essere segnalati in tutti i casi in cui sia giudicato necessario, a causa della loro posizione, aumentarne la visibilità, particolarmente nelle ore notturne. Gli ostacoli esistenti entro o vicino alla carreggiata che comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate sull'ostacolo, bianche, rifrangenti e nere inclinate a 45 gradi, in basso verso il lato dove i veicoli transitano, possono essere realizzate anche su una superficie indipendente da applicare sull'ostacolo. Quando l'ostacolo, recita ancora questo articolo, è localizzato entro la carreggiata e vi sia incertezza da quale lato transitare, devono essere posti i prescritti segnali di passaggi obbligatori o consentiti, diretti dalla parte dove i veicoli devono o possono transitare. In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la carreggiata, la segnalazione del loro approssimarsi deve essere effettuata mediante zebrature sulla pavimentazione, ovvero con strisce orizzontali oblique di incanalamento. E questo è, peccato che la pagina di regolamento che contiene questo articolo, ricordiamo il 175, nella copia è data in dotazione al Comune di Potenza, è stata evidentemente strappata da qualche malandrino, per cui da queste parti questo articolo non trova applicazione, ma solo perché non è mai stato letto. Per questo motivo è che nelle strade potentine si trovano centinaia di ostacoli che fanno felici i carrozzieri. In molti casi il Comune adotta un tipo di segnalazione estemporaneo, dipingendo gli ostacoli con colori pastello invece delle strisce catarifrangenti, ma così è tutto più riposante. Ecco, boh, ditemi voi, se non hai il motorino, come fai a rispettare questo segnale?